io sono Santa e curo il laboratorio teatrale del liceo Ripetta, liceo artistico Ripetta. Questo è il terzo anno consecutivo che teniamo questo laboratorio in questo liceo, potremmo dire vocazionale. E la bella novità di quest'anno è la grande affluenza da parte del biennio, quindi ci sono dei giovanissimi che hanno partecipato al laboratorio. Il testo che portiamo in scena oggi, in doppia replica, è Molto rumore per nulla di William Shakespeare, che ovviamente abbiamo adattato. L'affluenza, tra l'altro, in generale al corso è stata tale che appunto ci ha permesso di portare in scena due spettacoli, due cast diversi. Infatti stiamo parlando di 29 ragazzi che stasera andranno in scena prima alle 18:30 e poi alle 21. Ringrazio come sempre l'Istituto di Ortofonologia che ci permette di portare avanti già da diverso tempo diversi laboratori in molte scuole del territorio. Speriamo, per quanto riguarda il liceo Ripetta, di continuare per un quarto anno. Allora, io mi chiamo Alice Brignone, ho 18 anni e frequento il liceo artistico statale di Via Ripetta a sede Pinturicchio. Il titolo dello spettacolo è Molto rumore per nulla. Parla di principalmente due coppie, che sono Claudio e Ero e Benedetto e Beatrice. Claudio e Ero si devono sposare, però c'è donna Giovanna che in tutti i modi cerca di ostacolare questo matrimonio. Perché? Perché Claudio è il braccio destro di Don Pedro, che è fratello di donna Giovanna, e donna Giovanna odia, ha molto rancore per Don Pedro. Nel frattempo Beatrice e Benedetto si odiano, non vanno d'accordo, però tramite vari fraintendimenti, ma neanche trappole, se così possiamo chiarire, tutti i personaggi cercano di farli avvicinare, di farli mettere insieme, di farli andare d'accordo. Alla fine ci riescono e è un casino. Allora, sono Filippo, ho 16 anni, faccio il corso di teatro dell'Istituto di Ortofonologia a Ripetta e lo spettacolo che facciamo è Molto rumore per nulla di Shakespeare. Il significato dello spettacolo è che in amore possono succedere tantissime cose, spesso contro la propria volontà, non volute oppure proprio volute, e che spesso non tutte quelle cose che succedono possono essere buone. Ma se si stringe i denti, se si continua ad andare avanti e non ci si ferma, si può arrivare all'obiettivo finale. E come hanno dimostrato i protagonisti dello spettacolo, dopo tutti i loro casini, ci sono riusciti. Il mio nome è Camila e frequento il liceo artistico di Ripetta, la sede Pinturicchio. Ho 15 anni. Penso che il teatro possa essere un aiuto per chiunque, per aiutare a esprimere le proprie emozioni e anche ad affrontare le proprie paure. Per quanto riguarda me stessa, anche a me ha aiutato tantissimo nonostante ho iniziato quest'anno. Infatti anche durante l'anno mi sono resa conto che molte cose ora riesco a farle senza avere timore magari di cosa pensano le persone o paura, che ne so, di fare figuracce. Quindi diciamo che mi ha aiutato anche in questo.